ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Primo giorno di saldi nelle Marche, si prevede una spesa di circa 127 euro a persona, quasi 300 a famiglia, per il lungo weekend che inizia proprio da oggi, favorito dal Ponte dell'Epifania. 6 marchigiani su 10 ne approfitteranno per fare acquisti, generando un giro d'affari di circa 200 milioni, in crescita del 10% rispetto all'anno precedente. Maglieria, pantaloni, giacconi, scarpe e accessori sono i prodotti più richiesti dai marchigiani. Ma secondo gli studi di Confcommercio ci sarà una richiesta anche per gli articoli tecnologici, sia pure in minor quantità rispetto ai prodotti moda, considerata la domanda e le vendite già registrate durante il Black Friday. Primo giorno di saldi, come sta andando e che cosa vi aspettate? La partenza è stata molto positiva, ci aspettiamo che continui così e che le clienti e anche le nuove clienti possano approfittare di questi sconti dal 30 al 50% e che niente, vengano numerose. Che cosa si cerca di solito con i saldi? Più il capospalla, qual è l'oggetto del desiderio? Sì, l'oggetto del desiderio è il capospalla. Si cerca soprattutto cappotti e piumini lunghi, ma anche la richiesta di pantaloni è notevole in questa giornata. Un giro per vedere che c'è o qualche acquisto mirato a prezzo scontato? Ma no, sto facendo giusto un giro per vedere cosa posso trovare di conveniente. Un giro per i saldi? Cercando che cosa in particolare? Capi d'abbigliamento per l'inverno prossimo. Facendo un giro per i saldi? Sì, e anche per l'Epifania. Quindi si conciliano le due cose. Esatto. Che cerca in particolare? Ora cercavo veramente dell'intimo e poi qualcosa per i bambini. Magari un pigiamino? Un pigiamino, esattamente, sì. Primo giorno di saldi, che cosa si cerca in particolare? Non si cerca, cioè si cerca così, si va alla cieca. Se c'è qualcosa che piace lo prendo, altrimenti abbiamo tutto.